Buonasera a tutti. Ecco, volevo parlare seguendo anche delle immagini che avevo preparato. Il tema che trattiamo è quello che riguarda la sociologia urbana. Ha degli aspetti che sono collegati alla teoria, alla ricerca scientifica, ma ci sono anche degli aspetti molto applicativi che riguardano un po' tutti noi e altri aspetti che riguardano in modo specifico proprio il problema una parte di problemi che si trova ad affrontare anche la società Expo. Vedete che la città, come prima ha ricordato Salvatore Vecca, è diventato il posto dove la maggior parte delle persone, più della metà di tutti gli esseri viventi, si trova a vivere le proprie esperienze di identità, di socialità. E per quanto ci riguarda, crea con i temi dell'Expo una tensione, che è una delle prime tensioni di cui vi parlerò in questo breve intervento, perché come vedete nella immagine successiva, uno dei temi, adesso il sindaco è andato via, ma ecco, questa era l'indicazione per cui, così scura non si vede, ma c'è una tendenza alla creazione di macro regioni urbane. Quello in mezzo è la situazione attuale e la tendenza è quella che vedete in alto. Vi stavo dicendo, Lasciare solo il abbiamo messo professore, così si soltanto. leggerà meglio. Nella Grazie. slide successiva si introduce uno dei primi temi che ci riguarda molto da vicino, che è la tensione tra campagna e città, rurale e non rurale. Qui, dicevo, c'è uno degli aspetti che sicuramente ha occupato il lavoro della Giunta all'inizio del suo mandato, è il parco. Vedete che le mappe sono straordinarie perché in questo caso il punto di focalizzazione data dal verde, il Parco Sud, un po' il polmone della produzione agricola di Milano. Non sembra la situazione critica, ma se noi giriamo e vediamo colorata, accesa ai colori la città, si vede perfettamente uno dei primi importantissimi temi teorici che la sociologia urbana si trova a affrontare, quella che si chiama la recessione dei confini. Che cos'è? È la tendenza della città a estendersi in aree sempre più grandi che identificano un unico insieme di relazioni. Questo qui è Milano, che si sovrappone all'area agricola e che perde l'identità di Milano per arrivare a quello che è oggi un tema di discussione, cioè l'area metropolitana, e che qui vedete è soggetta a una serie di problemi che sono ben oltre il tema amministrativo, la definizione dei confini, Milano, Sesto San Giovanni, Cinisello, dov'è che finiscono, dove cominciano, quali sono le competenze. E questo è uno dei primi temi che si sovrappone, la tendenza della città a costituirsi in aree sempre più grandi e la necessità di tutelare le aree di rurali di produzione che in alcuni casi costituiscono delle esperienze di agricoltura urbana, di una sorta di integrazione. Ci sono molti esempi e che sono oggetto di studio del nostro filone di ricerca. A partire da questa considerazione, oggi uno dei temi più di attualità, dove c'è ancora una certa propensione a qualche investimento, gli ultimi bandi ministeriali, anche i bandi per finanziare progetti di ricerca e di sperimentazione della regione Lombardia, hanno questa magica etichetta della Smart City. Smart City, la città simpatica, intelligente, è un tema che riguarda in modo molto concreto la nostra vita, le decisioni dell'amministrazione comunale e le decisioni anche dell'Expo, dal nostro punto di vista. E si crea all'interno della riflessione scientifica, ma anche di una riflessione molto concreta, una contrapposizione, una dialettica tra modelli di smart cities e modelli di slow city. Il concetto di slow city, peraltro, è un concetto che, come dire, vede un forte contributo italiano, dove la difesa dell'identità, dell'eredità, della valenza culturale e anche pratica del verde, delle coltivazioni tipiche, sono i contenuti che identificano l'idea di slow city. Qui questi simpatici gruppi di acquisto sono uno degli esempi. Vedete che Falce e Mirtillo sono un'etichetta molto simpatica.
di componente di una ideologia slow, che si costituisce anche come un'ideologia. Dall'altra parte abbiamo la Smart City. La Smart City è un concetto estremamente difficile. La comunità europea si è spremuta molto per cercare di trovare una definizione di Smart City e costituendo una sorta di accozzaglia di tematiche. La prima cosa che viene in mente è quella di far arricchire dei venditori di tecnologia, che devono rendere disponibili oggetti tecnologici che devono funzionare molto bene. Uno dei temi che fa parte della nostra esperienza anche quotidiana, vedete qui, è la questione della mobilità e il supporto alla mobilità che le tecnologie oggi forniscono in un modo pratico. Il navigatore è un qualche cosa che ha cambiato il modo di lavorare di molte persone e fa parte dell'esperienza di mobilità di quasi tutti noi, anche perché è contenuto nei telefoni e mediamente oggi funziona abbastanza bene. Questo richiama un altro tema teorico di estrema importanza che approfondisce la ricerca, ma come vedete è anche un tema molto pratico, e che è la questione delle popolazioni non residenti, dello sviluppo delle persone che si muovono, passano per le città, che è un po' l'obiettivo principale anche dell'Expo, far passare 24 milioni di persone il più possibile e farle anche rimanere un po'. E sicuramente la tecnologia è una componente imprescindibile dello scenario che dovrà accogliere queste persone. In questi termini si pone un problema importante di scelte, che vede la necessità di integrare dei modelli che non sono disponibili di convergenza tra smart city e slow city, di identificare dei modelli di governance del processo necessario alla definizione delle infrastrutture e dei servizi che devono rendere sempre più moderna, attraente una città. Nella slide successiva ci sono alcuni temi che riguardano un po' la convergenza tra modelli di socializzazione che sono favoriti dalle tecnologie, ci sono numerosissimi esempi, dove il tema della compresenza di naturale e di artefatto costituisce un altro tema teorico, chiamato della doppia ermeneutica, che fa parte del patrimonio della riflessione della sociologia urbana. Uno degli esempi più semplici da capire sul tema dell'artefatto e del naturale è come noi definiamo luoghi della nostra identità sociale e che riguardano anche l'approvvigionamento, i centri commerciali. I centri commerciali sono un tema di dibattito ormai da molti anni della sociologia urbana. C'è chi li ha chiamati non luoghi, identificandomi come tradizionalmente un posto di perdizione, dove però noi andiamo una volta alla settimana, mediamente, per acquisire il cibo che c'è necessario per poter sopravvivere o avere le nostre esperienze simboliche, come abbiamo appena sentito. E allora c'è anche un'altra tradizione che dice che questi sono i nostri luoghi, ovvero i luoghi dove si sviluppano parte dell'interazione sociale. Per avviarmi un po' alla conclusione, riflettere su come introducono, si tengono in mano le tecnologie che possono e devono diventare un qualche cosa che serve alle persone, dove, se vedete, uno dei temi, nella slide successiva, uno dei temi principali è che non è la smart city, ma sono le smart persone che producono degli effetti, sono i modelli di uso che noi riusciamo a condividere con le persone che devono usare queste tecnologie. Non dobbiamo pensare a un'operazione tradizionale con una superfettazione tecnologica che eventualmente complica. Dobbiamo pensare di rispondere a delle domande, a dei bisogni, che peraltro in un esempio così complesso come quello che stiamo trattando collegato all'Expo, diciamo si sovrappone una problematica di
esigenza sociale, una problematica anche di mercato, di disponibilità di oggetti, di capacità della politica di scegliere, di definire i progetti che siano più coerenti per quel contesto territoriale specifico e non per, diciamo, immaginare che noi domani mattina possiamo vivere come nella Silicon Valley o in altri posti. Allora, tutto questo, una riflessione che diventa anche applicativa, dove l'Expo si deve, come dicevo prima, anche porre il problema di quali siano i servizi, di quali siano gli investimenti possibili, sostenibili e coerenti che si può o deve inevitabilmente mettere in campo. Cercheremo di farlo con la partecipazione di giovani ricercatori che saranno reclutati, sia italiani che esteri, e svilupperanno il loro lavoro su due fronti, un fronte più scientifico, all'interno del quale ci saranno colleghi stranieri che condivideranno la riflessione. Peraltro il nostro gruppo di lavoro aveva anche partecipato alla riflessione sull'Expo di Saragozza e quindi lì aveva già approfondito una serie di questioni che sono proprio collegate alla presenza delle tecnologie. E lo farà anche in seminari pubblici e divulgativi che fanno parte di questo grande lavoro che noi speriamo di poter fare con un enorme impegno e con molte energie fino e anche oltre l'Expo. A conclusione, il professor Veca ha già parlato di Guido Martinotti, io avevo inserito questa cosa e vi devo dire che ci eravamo sentiti per telefono e l'ultima cosa che Guido mi ha detto è: beh, adesso prendo l'aereo, poi ci vediamo a mezzogiorno e così facciamo partire il progetto di Feltrinelli. Ecco, sfortunatamente oggi ci sono io a raccontarvelo, non c'è Guido, che sarebbe stata una cosa molto più interessante. Vi ringrazio per l'attenzione.